Ciao, oggi a Villa Sant'Uberto, in compagnia di Extrosas Aerosmith, parliamo del Bull Terrier. Il Bull Terrier nasce nel 1800 dagli incroci dell'Old English Bulldog, che ora è estinto, e varie razze di terrier. Questa selezione diede vita a cani con la velocità e destrezza dei terrier e la tenacia ed il morso potente dei bulldog. Nel 1850 un allevatore inglese, James Hinks, dopo aver visto che la caratteristica testa a forma d'uovo con canna nasale discendente del Bull Terrier e riscontrava parecchi consensi, effettuò ulteriori incroci con i Bulldog e gli English White Terrier, ora estinto, per esaltare questa caratteristica e ottenere così un cane da portare in esposizioni canine. La prima esposizione della razza, nella sua forma attuale, avvenne nel 1862. Muscoloso, di forte costruzione, ha un'espressione determinata ed intelligente. Non ci sono limiti di altezza e di peso, tranne che per la variante miniature, per la quale l'altezza al garrese non deve superare i 35,5 cm. In ogni caso è importante che sia sempre ben proporzionato. Il pelo è corto, duro al tatto, in inverno può avere un morbido sottopelo. I colori ammessi sono bianco puro, nero, tigrato, rosso, fulvo e tricolore. Tenace, vivace, coraggioso, ha un carattere amabile e gioioso, ama molto la sua famiglia. Nel suo umano cerca una guida e poiché è un po' testardo, bisogna educarlo con una certa fermezza, ma anche con tutte le attenzioni che merita, essendo particolarmente sensibile. In questo caso il vostro Bull Terrier sarà capace di grandissimo autocontrollo. Viene spesso definito il gladiatore dei cani e come loro anche il Bull Terrier ha un cuore coraggioso, ma ricordate, anche colmo di tenerezza e sensibilità. Per oggi abbiamo finito, io e Extrosas Aerosmith vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale YouTube.